Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti così presto dopo pranzo di sabato. Io sono Carlo Maiocchetti e oggi voglio parlare di com'è quando il proprio paese, in questo caso l'Italia, finanzia lo sviluppo di scuola professionale. Allora, le slide sono in inglese, volte in italiano. Allora, chi sono? Di mestiere pythonista, sviluppatore di software e consulente. Ok. Nel tempo libero invece mi diletto sviluppando un po' di software open source, sono più o meno altri progetti, per lo più nel mondo Python. Però grande linea contato di tutto, c'è una buona chance che abbiate installato la vostra macchina di qualcosa che anche qualche riga. Tipo di LibreOffice, che c'è. Allora, prima di cominciare con tutto il vero, un po' di curiosità. Se siete di Torino e dintorni, ci sono un paio di strade interessanti che voglio consigliare di Torino, di cui io sono uno degli organizzatori. La prima è Torino Night, c'è Alessandro, dove essenzialmente ci si trova ogni tanto, c'è un tema specifico di progetto open source per la serata e si prova a contribuire a qualcosa, quindi una serata pratica. Altra serata pratica con il gym, che invece è un formato un po' diverso, dove essenzialmente si lavora a coppie e si risolve gli esercizi di programmazione. Questo è simpatico perché, diciamo, oltre ad allenare la parte tecnica, allena anche quella dei rapporti umani, social skills. Allora andiamo al support talk. Di questo voglio parlare oggi. Oggi voglio parlare di un'esperienza che ho fatto l'anno scorso con un studente del team della trasformazione digitale. Chi sa già cos'è il team per la trasformazione digitale? Qualcuno lo sa? Anche conosce come team digitale? Pochi? Ok, allora ve lo spiego. Il team per la trasformazione digitale è stato un team creato qualche anno fa dal governo italiano. Quando è stato creato, il commissario era Piacentini, Diego Piacentini da Amazon. È stato un paio di anni, poi avevo lasciato in casa, sono cose diverse. Ma creato questo team, il cui scopo è molto riassunto quello che c'è scritto qui, e cioè rendere i servizi pubblici più accessibili per le imprese e i cittadini. Ok? Che questa, diciamo, definizione formale, come mia informale, quindi ne trago le pinze, è essenzialmente il compito del team digitale è sistemare la cultura digitale del paese Italia, delle organizzazioni italiane. Magari sapete, immaginate, non è granché. Allora, cosa ho fatto? Ho lavorato 6 mesi nel Team Docs Italia, assieme a queste persone. Adesso il team c'è ancora, credo la metà dei miei è rimasta, ci sono di nuovo. E Docs Italia cos'è? È questa piattaforma che è stata creata per contenere sia i documenti tecnici che quelli amministrativi delle pubbliche amministrazioni. Quindi l'idea è creare una piattaforma dove il cittadino, l'azienda o le pubbliche amministrazioni, se altro interessato, ha un posto centralizzato nella ricerca di documenti. Se essi siano appunto amministrativi, quindi regolamenti, codici, di varie cose, che tecnici, per esempio, devono fare integrazione con questi pilari tipo Palopia, Data, Beneficio Tecnico, o già, ha un posto per imparare delle cose. E nello stesso momento, non solo questo, ma ho anche un workflow decente su come scrivere e distribuire la documentazione. Quindi la piattaforma in genere prevede la documentazione sia scritta con dei prismi, in modo di unità testuale, che sia versionata, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa fatta bene, che magari non è o il doc che era sparso qua, il PDF messo là, o altri formati, chissà cosa. Anche questa. La piattaforma web è scritta in Python. Ora, se c'è qualcuno del giro Python, c'è qualche Pythonista, se gli dico una piattaforma di documentazione scritta in Python, magari viene in mente qualche altro progetto, ad esempio di DevOps. Infatti noi dello esterno l'abbiamo scritto da zero, ma abbiamo essenzialmente portato di DevOps. Di DevOps, per chi non lo sa, è questa piattaforma web che definisce un workflow abbastanza specifico per creare documentazione. A grandi linee funziona che registriamo il nostro progetto,
lui inserisce dei loop sulla nostra piattaforma, quel loop essenzialmente sono degli endpoint che la piattaforma chiama quando succede qualche evento. E quindi quando noi aggiorniamo la nostra documentazione sul nostro repository, automaticamente viene rebuildata, viene distribuita, non dico rebuildata, intendo che viene rebuildata in formato HTML, loop, DLF, varie dei puntoni. E quindi questa volta frangersi c'è tutto il workflow della documentazione. Cioè, noi le scriviamo per gli affari nostri, ma una volta che che la pushiamo sul nostro repository pubblico, magicamente succede un po'. Vi ho detto che abbiamo forcato il DDoS. Ora, per quelli che si interessano di queste cose da più di tempo, il significato di fork è diverso da quello che si tende attualmente. Adesso siamo abituati a piattaforme come GitHub, fare un fork di un progetto essenzialmente schiacciare sulle concina e vederci la nostra copia là sotto un altro nome. Ok? Però qui io intendo un concetto un po' diverso, che è quello che viene descritto qua su Wikipedia e dice, lo leggo, che forcare un progetto succede quando creiamo un pezzo di software distinto e separato. E questo può entrare sempre nella fase di GitHub, ma non è solo un branch diverso di sviluppo, ma è proprio una separazione tra la comunità di sviluppatori. Ora, per chi magari queste cose le vedrà un po', saprà che quando si forca un progetto in questo modo, non dico se è una sciagura, però di certo non va a segnalare, perché per questa ultima parte qua, uno split, essenzialmente già le risorse sono poche, se le dividiamo fa peggio. Però, perché abbiamo dovuto forcare? Essenzialmente perché, come potete immaginare, il target è molto diverso, quindi utenti diversi, bisogna dargli una user experience diversa, UX user experience. Ad esempio, il nostro target sono solo dipendenti collaboratori della propria amministrazione, quindi non dobbiamo far registrare chiunque alla piattaforma, ma solo certe persone con certi requisiti in certe organizzazioni che stanno partecipando. E l'altra questione appunto è che queste hanno un sistema di onboarding diverso, e la seconda è che il target degli utenti è un po' diverso, perché gli sviluppatori con classici hanno un profilo abbastanza tecnico e abituato a lavorare in un certo modo. Gli utenti pubblici sono un po' diversi, anche come, cioè non solo come figura professionale tecnica, ma anche perché appunto ci sono diverse questioni di autorizzazioni. Però, nonostante abbiamo fatto questa cosa di fork, diciamo, abbiamo fatto una cosa positiva, cioè è stata contribuire, secondo me, abbastanza al progetto originale che è nel DDoS, che è insomma la cosa buona di fare tanti, diciamo, anche dal punto di vista tecnico di questo progetto. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto 33 pull request, queste sono contate nell'arco di 6 mesi. Pull request, per chi non lo sa, sono essenzialmente la richiesta di contribuire del codice ad un altro progetto, 22 di queste, quindi due terzi, sono state accettate e 11 sono state rifiutate. Quindi, beh, due terzi buono. Delle 22 accettate, 10 erano bug fix, e quindi una buona parte erano esplosioni che noi avevamo nei nostri log. Usano un sistema chiamato Sentry per gestire il tracking degli errori, non so se lo conoscete, un sistema open source. Essenzialmente quando succede qualcosa alla vostra app lo sapete prima che ve lo riportano gli utenti, consigliate. 6 modifiche di internazionalizzazione, quelli di 18M internationalization. Quindi non solo la localizzazione, che abbiamo provveduto una traduzione completa in italiano, che non c'è in completa, ma abbiamo provato nuove stringhe da tradurre, quindi una cosa che beneficia anche le altre lingue, e soprattutto abbiamo sistemato tutto il workflow e il tool che usavamo per pigliare le traduzioni della piattaforma con la Sun Transitrix e usciarle in Git. Quindi insomma, un lavoro non solo di traduzione, ma proprio tecnico.
Light o Clean Ups, non sono mostri che apriranno, comunque niente di siamo anche persone generose e io personalmente ho fatto una regressione di The Docs, una regressione nel senso che ho spaccato qualcosa sul progetto originale, non so se la tengo anche lì, se comunque ho fatto. L'aneddoto del simpatico è anche una modifica banale, cioè ho rimosso da MUR la parte di protocollo, quindi c'era HTTPS qualcosa, o HTTP, vabbè. No, non si può. Ok, quindi questa regressione, quindi ho tolto questa parte di dell'URL e spaccato qualcos'altro, ma insomma dicevo non è tutto divertente, è che era una modifica non richiesta ed era la nostra configurazione del box che era più sbagliata. E quindi una modifica che non serviva, che non solo non serviva, ma è stata anche rotta. Sono cose che cambiano. Un'altra cosa molto interessante, secondo me, che abbiamo fatto, che è molto utile per la comunità, è che abbiamo scritto, non abbiamo intendo per lo più Jacopo Spalletti, ha scritto l'automazione Ansible per fare il deploy di tutta questa piattaforma. Ansible è un sistema di configuration management, essenzialmente. Scrivete dei file di testo, una configurazione che lui poi la va a installare, o meglio, voi scrivete una configurazione come file di testo e poi vi fa le modifiche su nostri. Dicevo questa automazione perché The Docs è un progetto abbastanza complesso. Ci sono il worker web, quindi quelli che rispondono alle richieste HTTP, poi ci sono i worker, quelli che invece filtrano la documentazione, quindi fanno lavoro asincrono. Poi ovviamente c'è un database, c'è SQL e c'è un cluster della stessa ricerca per fare le ricerche, perché la documentazione è una comunicata, è tutta ricercabile e digitale. Quindi insomma è un'infrastruttura complessa, insomma, diceva un po', e soprattutto la documentazione del deploy non è così lineare, e non c'è tutto. E quindi è quella scrittata ovviamente da mano. Una cosa buona, secondo me, che non abbiamo contribuito sono state nuove feature, nel senso. Non so chi di voi ha esperienza a mantenere progetti open source, ma capita che arriva una persona che ha bisogno di una cosa specifica che però non è diciamo, una cosa generale, generalista, generica. Quindi qualcosa che interessa solo probabilmente una sola installazione del software. Il problema di queste cose è ok, che la contribuzione è benvenuta, però non vorrei essere io quello che mantiene il codice che serve solo a te. E quindi secondo me siamo riusciti a non dare un accordo ulteriore agli sviluppatori di The Docs dandogli cose che loro non servono che stanno facendo. In verità, ci abbiamo provato a introdurre una cosa abbastanza grossa, però è utile anche loro. Ma non ce l'abbiamo fatta. Ai tempi The Docs usava la versione Elasticsearch molto vecchia, quindi era tipo 1.3 qualcosa, e ai tempi l'ultima stadia era la 5.6, quindi era una versione di anni precedente. C'era un branch che aggiornava il supporto Elasticsearch sulla versione 5, noi l'abbiamo preso, abbiamo provato ad aggiornare la 5.6 e ci abbiamo messo un po', ma ce l'abbiamo fatta, però ci abbiamo messo troppo, e quindi nel frattempo si è riuscito da maggio, l'estate, e c'è stato uno studente Google Summer Code che ha implementato, che ha cominciato, perché anche lui ci ha messo un po' a sviluppare il supporto della stessa CSI che è riuscito insomma. E quindi noi ci abbiamo messo del lavoro, noi ci abbiamo questo codice che ce lo portiamo e intanto lo siamo andati avanti. Diciamo il supporto della stessa CSI è stato rilasciato a gennaio 2019, quindi anche lui ci ha messo 6 mesi, insomma, un po' più di 6 mesi. Cosa mi ha imparato da questa esperienza? Diciamo, come si fanno questi progetti importanti per essere a casa con qualcosa? Io spero che sia stata esperienza di più. La prima è una cosa abbastanza importante, è creare un rapporto di fiducia con i sviluppatori estremi. Nel senso, non è che dovete andare a cena di andare a migliori amici,
però una cosa molto conveniente anche dal proprio punto di vista è essere riconosciuti come partecipanti della comunità. Questo come, diciamo, come lo si diventa? Beh, sempre letteralmente si partecipa, nel senso, magari si aiuta facendo un po' di guardando le issue, trovando cose che, da sistemare, che si sistemano. Quando facciamo le nostre contribuzioni non ci limitiamo a dire ok, l'abbiamo fatta, ma quasi sicuramente riceveremo del feedback degli sviluppatori, e una cosa molto importante è continuare e aggiornare i nostri cambiamenti per recepire questo feedback. Capita, avete visto sull'internet, che è pieno di questo contribuzioni aperte, molate là, perché magari il tempo passa, la gente cambia lavoro, gli interessi e si perdono, sono cose utili che si perdono. Ok, perché arriva il momento, questa cosa è importante, perché arriva il momento in cui noi abbiamo bisogno degli aiuti degli sviluppatori, e un conto è quando uno sconosciuto viene là e ti dice ho bisogno di questo. Un conto invece quando tu riconosci questa persona all'interno del tempo del progetto, quindi probabilmente l'atteggiamento sarà molto diverso. Un'altra cosa entrata è che essenzialmente un fork non è niente di più, oppure poco di più, di non di branch, non so come si chiama in italiano, un branch è una vita lunga, però non suona bene. Essenzialmente, per chi è sviluppatore, capita di dover fare delle modifiche che magari si sa prendono più di tempo, è solo che per continuare a aumentare, quelle modifiche rimangono comunque separate rispetto al, diciamo, la versione principale del progetto che intanto va avanti, e quindi più il tempo passa e più mantenere un branch di questo tipo è doloroso. E quindi in generale per evitarsi il dolore è il substream, cioè se troviamo dei bug che evidentemente anche la versione upstream li sistemiamo su e poi ci riprendiamo un fix. Generale, insomma. D'altra parte ovviamente ci sistemiamo in grandi posti, però è una modifica balanza. E quindi più poi sistemiamo e contribuiamo upstream, upstream intendo ovviamente il codice originale, quindi in questo caso ci corrisponde the DOS, più poi sistemiamo lì, meno modifiche dobbiamo accollarci noi, ok? Quindi il delta, la differenza, sarà minore. Altro punto, che per me è chiaro da un bel po', ma non è chiaro per molti, almeno questa è la mia opinione, forse è una lezione, è che quando noi lavoriamo con un progetto open source e che per i sviluppatori moderni credo sia una cosa quotidiana, contribuire ai progetti che usiamo dovrebbe essere parte del nostro lavoro. Vi spiego, anche se quel codice non lo scriviamo noi, il fatto che non lo usiamo e il nostro business spesso ci conta, secondo me dovrebbe insomma, caricarci un po' di responsabilità e in qualche modo prenderci un po'. Capita spesso di, no, capita di vedere colleghi sviluppatori che passano il loro tempo libero a sistemare bug di progetti che però usano durante l'orario lavorativo e a me per la tristezza etica. Perché evidentemente stanno lavorando grazie per qualcun altro, è un po' triste. Un'altra lezione, spero non ci siano studenti di ingegneria e informatica, perché questa non piace. Una cosa che mi è risultata comoda è accettare che la convenienza è molto più importante di questo tipo di progetti della purezza. Mi spiego. Quando devi mantenere un fork, ci sono delle cose che tu vorresti fare, che però magari non fai perché appunto sarebbe veramente troppo difficoltoso da mantenere. Ad esempio, certe modifiche per avere magari il design migliore, mettiamo così, il design migliore per delle modifiche che noi non vogliamo fare. Ad esempio, noi abbiamo un'applicazione web, per esempio, allora capiterà magari di dover estendere dei modelli che si portano dietro delle migrazioni e, almeno nella mia esperienza, non vogliamo creare conflitti con le migrazioni di qualcun altro. E quindi cosa fa? Si rinuncia al design migliore, al design che è corretto,
e ci si inventa qualcos'altro che ovviamente funziona e sta. Un altro esempio che posso fare, specifico di questo caso, è che avevo bisogno di avere completamente di alcune liste di alcuni controller di applicazioni web. E la strada giusta ovviamente è modificare il codice, però anche questo cosa fa? Crea la possibilità di conflitti con lo sviluppo che farà con oggi per la stringa. E quindi la nostra soluzione è stata: facciamo un'altra vista, un altro controller e semplicemente facciamo un override routing e quindi il problema non si pone. Un override routing intendo che serviamo nel nostro codice rispetto a quello della tools. E quindi questo è l'esempio di override instant patch. Quindi serviamo l'altro codice e posso modificare la velocità. E punti bonus, se la nostra applicazione prevede questa impartenza e quindi non dobbiamo fare cose brutte, ma tramite configurazione possiamo fare questo. Nel codice di Python si usa spesso un pattern per cui una configurazione si permette di passare un pattern di importazione della classe e quindi questo ci evita essenzialmente di modificare cose in giro e l'unico modo che dobbiamo gestire è il cambio di configurazione. Ecco, il PWD di for the win. Poi, altra questione, quando mantiene un fork arriva sempre un momento in cui vogliamo recepire le modifiche fatte upstream. E qui si apre il dibattito se vogliamo usare il base o vogliamo usare merge. Ci sono opinioni contrastanti, la mia opinione è che secondo me rebase è quello che noi vogliamo fare se possibile. Perché? Perché rebase ci aiuta ad avere una storia pulita. E il futuro me, il futuro voi, secondo me, vi sarà grato perché avete mantenuto una storia pulita. Ok, allora, al lato diciamo concettuale, il rebase significa ok, vedo che gli altri hanno fatto cose, prendo le mie modifiche e provo a riapplicarle sopra. Ok? Merge invece vuol dire loro hanno fatto cose, noi abbiamo fatto cose e proviamo a castrarci. Differenza che con rebase noi tendiamo a sistemare i conflitti, i fix nella modifica che è generato il conflitto, quindi per quella ritorna pulita. Mentre nel merge sistemiamo a posteriori. E quindi ci ritroviamo magari con degli stati dentro, oppure se vogliamo fare bisect, giusto? Che vuol dire, non entriamo nella questione bisect, però se mai dovesse ricordare questo nome, ripensateci. Vogliamo avere appunto una storia pulita, che vuol dire che in quel momento possibilmente la nostra codice stava funzionando e quindi non ci ritroviamo con dei buchi nella storia del nostro codice che non funzionava. O meglio, non ci vediamo in quella situazione quando abbiamo un bug da sistemare che magari è complicato. Quindi per concludere, allora, non tutti i progetti di fork sono cattivi, o meglio, buona parte sono delle carenze di tempo, pessime esperienze, però in questo caso, diciamo, il nostro lavoro su Dax Italia non lo considero malvagio, o è uno che ha dei motivi per forcare The Docs, e l'altro perché abbiamo avuto un rapporto corretto con Upstream e quindi abbiamo contribuito a un buon numero di persone. Tra l'altro sono le nostre statistiche, però probabilmente sono state una delle organizzazioni esterne di Docs che ha contribuito di più. Almeno ci ha provato, ci è riuscito. L'ultimo punto che riguarda soprattutto quelli che lavorano come sviluppatori è che insomma così se libro in italiano consegnare produrre valore, grazie, produrre valore per quelli che hanno scelto i flaggi è una linea di dicotomia che non contribuire al sviluppo a software open source, mi spiego. Come ho detto prima,
il fatto che il nostro produrre valore ovviamente non rientra nel produrre più idee di codice, però allo stesso tempo se più idee di codice ci fanno produrre valore, per noi è una roba importante, quindi è giusto che ci contribuiamo, perché quella roba se noi crea valore è importante, anche in maniera lavorativa, non lo penso. E quindi questo era quanto, spero abbiate delle domande, questi sono un po' di riferimenti a me e a miei e a GitHub.com Italia, che è dove è stato deciso, il digitale ha deciso di mettere tutti i progetti per Quidox Italia. E troverete le slide qui su Speaker Deck, questo è l'end su Twitter se vuoi commentare. Grazie. Se avete domande fatele, il microfono non c'è, quindi alzate la mano che io vi indico. Niente domande? Una domanda? Una domanda. Grazie. Questa situazione qui con Redox ovviamente si è verificata perché, essendo un progetto monolitico, o facevi un fork o modificavi quello, non avevi quindi tutto il livello sotto. Com'è possibile riconoscere la situazione in cui potresti provare a cambiare l'infrastruttura del progetto da monolitico a più pezzi invece di forkare? Perché ovviamente in senso così penso che su qualsiasi progetto solo l'idea sia molto più grande rispetto a fare un fork banale, però potrebbe essere più longeva, diciamo. Non ti puoi rispondere. Nello specifico la questione è che uno diciamo che il DOS potrebbe essere una cosa abbastanza complessa e monolitica, diciamo, e diciamo che il software e l'installazione dello stesso sono abbastanza braccetti, no? Quindi non è che di una libreria, è comunque una cosa che è un'istanza che gira a sé, e quindi in questo caso è molto più difficile per il tipo di modifiche che abbiamo dovuto fare, riuscire a gestire in un modo diverso, a nessuno è venuto in mente. Altre domande? Curiosità? Quanto è usato dalle pubbliche amministrazioni? Non sono la persona giusta per chiederla, però insomma, se dobbiamo fare una cosa di quantitativa, non molto, è una cosa abbastanza giovane e diciamo che per partecipare ci deve essere una volontà di a livello abbastanza alto della singola pubblica amministrazione. Quindi, a parte i documenti fatti in digitale, ci deve essere qualcosa di agile, probabilmente è già entrato qualche comune, quando ci ho parlato io c'era Palermo, Napoli, Padova, che stavano provando. Però per rispondere è abbastanza docsitalia.it e vedere lì la lista delle organizzazioni. Però non credo che tantissimo. Quanto più utilizzano il Markdown e quanto utilizzano l'RST? Tutti RST. Quelli allora, la Python scelta è stata con l'RST. Facendo anche dei convertitori da DOC, da PDF, da OBT, giri abbastanza forzati. Quindi rimanete qua, possiamo tornare su Rust con Luca.